Porto a tutti voi il saluto e la benedizione di Papa Francesco, che l'ho incontrato insieme ai Vescovi di Sicilia questa settimana per la visita ad Ilimina. Il Papa era molto contento, molto compiaciuto per lo stile, il modo che noi abbiamo ormai da tanti anni di vivere e testimoniare il Vangelo, il nostro modo anche di leggere il Vangelo attraverso la lettera pastorale, con i cenacoli nelle case, nei quartieri. E poi era felicissimo del nostro congresso eucaristico coniugato con la missione diocesana, e ci ha incoraggiato e ha sottolineato poi davanti a tutti che davvero è un'opera di grande creatività. Ecco, queste parole le virgoletto perché sono proprio le sue, e ci ha dato proprio l'ok perché siamo in piena comunione con lui, con il suo magistero, e così come piccola chiesa cerchiamo di camminare insieme. Ha sottolineato anche il Papa nella dimensione, i luoghi del vescovo e quindi di ogni pastore, che deve camminare davanti alle pecore, alle pecorelle, per tracciare la strada, per segnare il cammino, in modo che le pecore, vedendo lui, possano seguire, indicando sempre mete più alte che portano al Signore. Poi ci ha detto che il vescovo deve saper stare in mezzo anche alle pecorelle, in mezzo al suo popolo, per condividere, ecco, le tristezze, le angosce, le sofferenze, le gioie, ma anche le tante vittorie di ogni giorno. E deve anche saper stare dietro il suo gregge per spronare, per spingere tutti ad andare avanti e cercare di raccogliere quelli che si possono disperdere. Quindi con questa gioia nel cuore, per questa grande sintonia e questa interpretazione che noi facciamo e viviamo ogni giorno nella nostra diocesi, e questa interpretazione del Magistero di Papa Francesco, entriamo adesso in questo testo della lettera agli Ebrei. Ci troviamo al capitolo 10. Siamo dunque ormai nelle esortazioni finali, e questo testo che abbiamo ascoltato e che abbiamo davanti a noi, quindi dovete seguirlo, questo testo è una sintesi straordinaria di teologia, di spiritualità e di morale. Qui c'è come una sorta di compendio di tutto il Vangelo, c'è una sorta di bigname. Chi di voi ricorda il bigname? Molti di noi abbiamo studiato solo su bigname, almeno in prossimità delle interrogazioni o degli esami. Ma qui c'è proprio questo compendio, questo riassunto molto denso di tutta la teologia portata da Gesù, della morale cristiana e anche della spiritualità. Noi cercheremo di entrarci dentro per quanto è possibile. Il nostro testo si divide in due parti. La prima parte è costituita dai versetti dal 19 al 21. Questa brevissima
prima parte ci presenta la via nuova aperta da Cristo Gesù, che è la vita e la verità. E questa via nuova inaugurata da Cristo presenta l'offerta di se stesso in croce. E per questo mistero pasquale, noi possiamo davvero entrare e camminare verso il paradiso, che è stare con Dio. La seconda parte costituita dai versetti dal 22 al 25. Qui la lettera agli Ebrei ci dice che per camminare nella via nuova, che è Cristo Gesù, ed entrare nel santuario del paradiso di Dio, bisogna vivere due condizioni. La prima condizione è avere il cuore e la coscienza purificati. Poi, seconda condizione, è impegnarci ad incarnare nel quotidiano le tre virtù teologali che la lettera agli Ebrei ci presenta: la fede, la speranza e la carità. Così possiamo dire che questo piccolo brano è il cuore di tutta la lettera agli Ebrei. Tutta la lettera agli Ebrei converge verso questo cuore. E il nostro testo si presenta anche come un invito diretto e pressante rivolto ai cristiani in quanto comunità di Cristo Gesù, ma in quanto anche individui, singoli cristiani, che vengono coinvolti dall'autore in una dimensione di fraternità in Cristo. Difatti lui scrive: avendo dunque fratelli, si mette dentro, ecco, in mezzo al gregge, per fare fraternità e non vivere soltanto la paternità, uno con gli altri, uno per gli altri. E allora adesso cerchiamo di entrare in questo nostro testo. Io cerco di darvi delle indicazioni per potervi muovere dentro il nostro brano biblico, ma sarebbe bello che poi ognuno ci ritornasse avendo davanti e quindi tenendo ben presente il nostro testo. Cominciamo con questa via nuova, inaugurata e aperta da Cristo Gesù. Per parlarci di questa via nuova, l'autore della lettera agli Ebrei si rifà alla liturgia dello Yom Kippur. Yom Kippur in ebraico, giorno di purificazione, è la liturgia e la celebrazione più solenne di tutto l'anno liturgico per Israele. Yom Kippur, il giorno della purificazione. E quel giorno solo il sommo sacerdote e solo quella volta nell'anno entra nel Santo dei Santi, che nel testo greco della lettera agli Ebrei viene chiamata Ton Agion, il santo dei santi, ecco, quello dei santi, proprio il luogo privilegiato. Ed entra nel santo dei santi con il sangue dell'animale immolato, immolato per se stesso, per purificarsi, immolato poi per il popolo. Con il sangue di questo
animale immolato in onore del Signore, lui asperge il tabernacolo dove c'è l'arca dell'alleanza. In modo particolare asperge il cosiddetto propiziatorio, cioè il coperchio di questo tabernacolo. Poi asperge l'altare e poi asperge il popolo. E tuttavia noi sappiamo, e ce l'ha detto più volte l'autore della lettera agli Ebrei, che questa via di accesso al santuario resta chiusa al popolo, ma è chiusa anche agli altri sacerdoti. Solo il sommo sacerdote vi può entrare. E dunque l'alleanza, la via, non è fluida, è ostacolata, è sbarrata per il popolo. Cristo Gesù invece, in quanto uomo, vero uomo, perché è venuto nel velo della sua carne, quindi qui c'è la teologia dell'incarnazione. Lui è vero Dio, superiore agli angeli, dice l'autore della lettera agli Ebrei già nel capitolo 1. Ma è anche vero uomo, e lui, vero Dio, fatto uomo, è sommo sacerdote. E grazie al suo sangue ci ha aperto la via nuova. E questa via nuova è anche vivente, via nuova e vivente, perché lui è la via ed è la vita. Ed è questa la verità che ci è stata rivelata. Abbiamo ormai la strada completamente aperta per arrivare a Dio. Proprio come profetizzava e si augurava il grande Geremia nel capitolo 31 e i versetti 31-34. Non ci sarà bisogno che alcuno istruisca l'altro dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dice il Signore, dal più piccolo al più grande di loro. E questa strada aperta alla conoscenza di tutti e quindi all'esperienza che tutti e ciascuno possiamo fare di Dio, questa via nuova è Cristo Gesù. Lui ha come fatto saltare in aria tutte le barriere con l'aspersione e l'effusione del suo sangue. Lui è la verità e in Lui è la vita. Ricordate il prologo del quarto Vangelo. Lui è la vita, è la luce venuta nel mondo. E allora la conseguenza qual è? Non solo la gioia, ma dice l'autore, avendo dunque fratelli piena libertà di entrare. E nel testo greco non c'è proprio la parola libertà, ma c'è parresia, cioè avendo piena franchezza, fiducia. La parresia è libertà, è coraggio, senza timidezze, senza falsità, senza ipocrisia. Dobbiamo ritrovare la fiducia, la franchezza, la gioia di percorrere questa vivente via che è Cristo Gesù per entrare nel Tonagion, nel Santo dei Santi, nell'intimità del cuore di Dio, o per usare un'espressione di Santa Teresa di Gesù Bambino, per vivere la mia anima incollata all'anima di Gesù. Nella piena
intimità di Dio, nella profonda intimità con Dio, dunque nel suo paradiso, già qui in terra. E quali sono le condizioni però per accedere a questa via, per entrare in questa vita con parresia? Due condizioni ci pone la lettera agli Ebrei. Avere cuore e coscienza purificati, avere corpo puro e lavato. Dunque ci presenta tre aspetti, tre dimensioni dell'essere umano. Il cuore, che dice l'intimità, il cuore è la sede della conoscenza, è anche il luogo nel quale si coltiva l'affetto, l'amore. Amare il Signore in tutto il nostro cuore. Poi la coscienza, che è il santo dei santi di ogni uomo, di ogni donna, nel quale non si può entrare, né si può calpestare. Anche Dio si arresta alle soglie della nostra coscienza, perché non ci impone alcunché. La coscienza è la sede del discernimento, delle decisioni, è il luogo in cui veramente siamo noi stessi. Il fatto è che ormai abbiamo come messo a tacere la nostra coscienza e d'altra parte siamo come diventati sordi ai richiami della coscienza. Siamo dei tanti Pinocchio che con martello dell'indifferenza e della superficialità uccidiamo il grillo parlante della nostra coscienza. Il cuore e la coscienza purificati, dunque la sede degli affetti, dell'amore, delle decisioni, del discernimento, delle libere scelte, purificati. E poi il nostro corpo, puro e lavato, cioè rigenerato nel battesimo. Oggi sembra un anacronismo parlare di corpo puro, perché la purezza ha ormai un sapore medievale e purtroppo noi uomini e donne di chiesa ci siamo adeguati a questo massificante, comune modo di sentire. Al nostro corpo è tutto permesso. E noi ci sentiamo sfilacciati, sfiatati, non affiatati in noi stessi e con noi stessi. Siamo dispersi, non riconciliati. Abbiamo fatto e facciamo del nostro corpo di tutto e di più, dai pensieri che concepiamo nella nostra mente, a tutte le parole inutili, malsane, che pronunciamo, ai desideri che coltiviamo, non sempre consoni al volere di Dio e alla bellezza del nostro essere, alle nostre opere e alla nostra azione. Oggi ricorre il 45° anniversario
della dedicazione di questa cappella, quando il 7 maggio del 1979 è stata ristrutturata questa cappella, costruito, edificato un nuovo altare e dedicato questo altare. La cappella era già stata consacrata da Monsignore Intrecciolaio, ma la dedicazione dell'altare nella nuova ristrutturazione è avvenuto 45 anni fa. E la parola di Dio, proprio della dedicazione, ci ha presentato tre tipologie di tempio. Il tempio, che è il luogo materiale dove ci si raduna per la preghiera, per l'azione liturgica comunitaria. Il tempio che è Cristo Gesù è il tempio che è il nostro corpo, dice San Paolo. Perché se è vero, come è vero, che in noi abita Dio, la Trinità Santissima, questo corpo dovrebbe essere una basilica, una cattedrale, anche una chiesetta di campagna, ma è sempre la casa di Dio. E noi non abbiamo diritto di profanare il tempio del nostro corpo. Poi, quindi, queste sono le condizioni: curare e purificare il cuore e la coscienza, e poi rendere puro il nostro corpo. A queste due condizioni l'autore della lettera agli Ebrei fa seguire tre esortativi bellissimi. Dice infatti: accostiamoci. Questo accostiamoci in greco è prosercomai. Ercomai è il verbo del camminamento, del camminare, del muoversi verso una direzione. Pros è la prossimità. Quindi camminiamo nella prossimità di Dio con cuore sincero. È proprio bella questa esortazione. Quindi, prima esortazione, accostiamoci, camminiamo verso la prossimità di Dio, il nostro farci prossimo a Dio. Seconda esortazione, manteniamo. Allora, questo camminare nella prossimità verso Dio va fatto con fede, perché se non hai fede non vai da nessuna parte. La fede ti permette di vedere ciò che i tuoi occhi non vedono, perché credi e punti verso Dio. Poi manteniamo con perseveranza la speranza. È l'altra forza del nostro camminamento di prossimità verso Dio. Mantenere la speranza, ma con perseveranza, non un giorno sì e tre no. La speranza è sorella della fede, ma è anche quella che fa muovere i nostri passi, perché se non abbiamo speranza neanche partiamo. Il figlio prodigo, se non avesse avuto la speranza di essere accolto da suo padre, anche se lui lo considerava un padrone e considerava se stesso un servo, non si sarebbe alzato, non sarebbe neanche partito. Quindi ci si accosta a Dio con fede, si mantiene la speranza con perseveranza. Terza esortazione è: cerchiamo,
Non c'è niente da cercare. In greco è prestiamo attenzione gli uni agli altri. Come quando, che so, si va in un pellegrinaggio, una gita, una famiglia va in montagna, si prestano attenzione, i bambini ci sono, dove sei arrivato, gli uni gli altri. È bella questa immagine della Chiesa come popolo di Dio che si fa prossimo, è sempre in cammino, prossimo a Dio, nello stesso tempo mantiene la speranza con perseveranza, senza cedere alla delusione, alla frustrazione, alla depressione o alla disperazione, e poi un popolo nel quale gli uni fanno attenzione agli altri, perché nessuno si perda per strada. Molti di voi sono venuti nei pellegrinaggi guidati dal Vescovo, e io ne faccio sempre 4-5 pellegrinaggi, perché vado avanti, vado indietro, spingo, esorto, allineo, proprio, e questo è lo fare attenzione gli uni agli altri. E questa attenzione va fatta nella carità. Ecco la terza virtù teologale. Allora, camminiamo nella prossimità di Dio con fede, manteniamo con perseveranza la speranza, facciamo attenzione gli uni agli altri nella carità. Tutte e tre le virtù teologali messe insieme in poche parole. E l'autore della lettera agli Ebrei ci presenta anche tre finalità. Perché tutto questo? Perché dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri? Perché vivere la speranza? Perché camminare con fede? Ecco le tre finalità: per incoraggiarci a vicenda nel vivere la carità. Vivere l'agape, l'essenza di Dio, incoraggiarci a vicenda, non per abbatterci, ma per vivere d'amore, per vivere l'amore, per vivere l'amore. Incoraggiarci a vicenda nel vivere non le opere buone. Qui l'autore della lettera agli Ebrei riprende una espressione che troviamo nella prima lettera di Pietro: calon ergon, l'opera bella, non buona, ma bella, bella. San Pietro acquisito di tante donne sposate, divenute cristiane, quindi convertite dal paganesimo, le quali mostravano la difficoltà di convertire i loro mariti e non sapevano come far capire loro il Vangelo di Gesù. San Pietro risponde: lasciate stare le parole e le chiacchiere, a parlare sia l'opera bella della vostra vita. Questo è il fascino che dovete irradiare, l'opera bella. Ma già Gesù nel Vangelo secondo Marco, quando riceve l'unzione prima dell'ingresso a Gerusalemme, e l'unzione da parte, secondo Giovanni, Maria di Betania, di Maria di Betania che gli unge il capo e i piedi con il profumo. Nel Vangelo di Marco Gesù dice una frase molto bella:
finché si racconterà il Vangelo, si parlerà anche dell'opera bella di questa donna. L'opera bella, perché è fascinosa. Allora la prima finalità del vivere in questo modo la fede, la speranza e la carità, come popolo di Dio, entrando per questa via che è la nostra vita ed è la verità, che è Cristo Gesù, è incoraggiarci. Poi, seconda finalità, non disertare la vita di comunione nella comunità. Non disertare. Non posso dire una volta ci vado e tre volte non ci vado. O ci vado a incontri alterni. No, non bisogna disertare. Perché? Perché queste riunioni, questi incontri della vita di comunione della comunità sono la nostra sinagoga. Così li chiama l'autore della lettera agli ebrei, epi sinagoghe, non disertare questo fare sinagoga, sion ago, questo camminare insieme, questo farsi uno insieme. E terza esortazione, terza finalità, esortarci a vicenda. Esortarci a vicenda. Quindi incoraggiarci. E qui il termine, il verbo esortare è parakaleomai. Kaleomai è il verbo del richiamo, del chiamare, chiamare, chiamare accostandosi. Quindi non gridando dall'alto, venite, vieni, ma chiamare accostandomi, quasi come diceva San Giovanni Bosco, dicendo a ognuno una parolina all'orecchio. È una esortazione che va fatta da vicino, cuore a cuore, senza gridare, senza lanciare appelli a tutti e a nessuno. E allora ringraziamo il Signore, perché ancora una volta ci apre questa strada fascinosa e affascinante per vivere l'opera bella della nostra vita, nella fede, nella speranza, nella carità. Perché? Perché noi siamo amati da Dio e dobbiamo imparare sempre più a vivere d'amore, per saper morire d'amore e rinascere nel paradiso dell'amore di Dio.